Oh, Haru, finalmente andiamo a risvegliare Papino. Allora, cosa vuoi fare? Raduniamoci tutti a ritrovo e spediamo la lettera di sfida. Ok, ricevuto. Ok, vengo subito a ritrovo. Brava, Haru. Grazie dell'invito. Oh, sono forse la prima. Già, hai battuto tutti sul tempo. Capisco. Beh, in fondo è una fortuna. C'era proprio una cosa che volevo discutere con te. Parlare? Di che si tratta? Stavo pensando che vorrei essere di maggiore aiuto per i ladri fantasma. Quindi ho escogitato un nuovo approccio dal combattimento, con la speranza di poterlo usare spesso. Ma avrò bisogno del tuo aiuto per riuscirci, Mona-chan. Oh, il mio aiuto, eh? Beh, se hai bisogno di me, come posso dirti di no? Grazie. Dunque, ci arrivo subito. Stavo pensando che... E questa è la mia idea. E poi chiudiamo così. Haru, a volte le tue idee mi mettono i brividi. Che faccia, mi mettono i brividi. Oh, se non vuoi farlo, non c'è nessun problema, davvero. Non aggiungere altro, lo faccio. Meriti la mia più grandiosa delle performance. Fantastico, grazie Mona-chan. Chissà se la stella esaudirà il nostro desiderio. Beh, a quanto pare ti sei risposta da sola. Il desiderio è stato sbloccato. Aspetta, Phoenix, ti mostrerò il mio meglio. Va bene, non aspetto altro. Eccoci qua. Ah già, Haru è così brava a combattere che l'avevo quasi dimenticato. Ma in realtà l'abbiamo visto combattere, sì, no, due volte, forse. Haru è nuova nella squadra, no? Non dovremmo fare come abbiamo fatto con Yusuke e Makoto? Ah, vuoi dire illustrarle le nozioni di base del ladro fantasma? C'è parecchia roba da spiegare. Sì, per favore. Che entusiasmo! In realtà le ho già dato un'infarinatura. Cos'altro potrebbe voler sapere? Il modo in cui abbiamo sconfitto il mio fidanzato può avere ripercussioni su mio padre. No, hanno fatto qualcosa di simile anche nel mio palazzo, ma io sto bene. Davvero? Però questa faccenda delle persone cognitive è pazzesca. Persino Haru è rimasta folgorata. Potrebbe essere stato solo un caso. Di solito è facile distinguere le persone cognitive da quelle reali. La Han cognitiva del castello di Kamoshida era... orrenda. Ah, e lo Yusuke cognitivo del museo non era neanche una persona, ma un quadro. Ora che ci penso, perché non abbiamo incontrato una mia versione cognitiva? Beh, a me vengono in mente almeno un paio di motivi, ma non credo che ti piacerebbe scoprirli. Oh, non pensiamo a queste cose tristi. Ehi, ma se la cognizione di una persona può alterare il paesaggio e le persone del palazzo, non si potrebbe sfruttare la cosa per creare un mondo dei sogni con le persone e i posti più amati? I palazzi sono molto promettenti. I miei sogni e le mie speranze più grandi possono essere realizzati. Beh, stavolta è impossibile, ma in futuro potremmo provarci, no? Potrebbe essere divertente. Ah, a ogni modo, se Haru ha seguito la conversazione, non abbiamo altro da insegnarle. Perfetto. È il momento di mandare la lettera di... Aspetta, non mi ricordo una cosa. Se mandiamo la lettera di sfida oggi, arriva domenica, entriamo domenica. Ma domenica poi possiamo uscire? Vorrei andare ancora al Jazz Club. Vabbè, lo scopriremo dopo. Bene, forza allora! Tra poco lo scopriremo. Se non dovesse funzionare, aspetto, sabato facciamo qualcosa, la inviamo domenica e domenica al sera andiamo al Jazz Club. Pensaci tu, Haru. Ok, devo solo lasciare questa nello studio di mio padre e il tesoro comparirà, giusto? Se si accorge della lettera di sfida, sì. Hai timore nel fare questo a tuo padre? In tutta onestà, un po'. Richiama a te la tua rabbia, essa ti guiderà nel giusto cammino. Quindi mettiamo in atto il piano domani? Sono le regole. Già, hai ragione. Cercate di concentrarvi, abbiamo una sola possibilità. Ragazzi, conto su di voi. Benissimo. Pam param. Ehi, è arrivato un pacco per te. Un pacco? Ah, la roba di Affari Loschi. Viene da Affari Loschi.
Benissimo, quindi... Come vi dicevo, mi servono degli strumenti. Abbiamo 10 molotov, 13 spray congelanti, 13 taser, 8 cannoni d'aria, 0 bombe psichiche, 0 fiammiferi atomici, 0 roba maledetta e 0 roba sacra. Allora, sacro e maledetto non mi servono. Farei quindi 4 bombe psichiche. Perfetto. Clic 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 clic. 4 bombe psichiche. Niente regalo? Ah, eccola. 2 bombe psichiche in regalo, fantastico. Poi facciamo altri 4 fiammiferi atomici. Vediamo se me ne regalano qualcuno. Oh, sì, è andata bene. Me ne hanno regalato uno, perfetto. E infine, con questi ultimi 4, recupererei ancora qualche cannone ad aria, ma in realtà non mi servono. Facciamo allora 2 bombe allegre. Ottimo. E per ultimo 2 bombe maledette. Param pam pam parapapa. Ah, ma dai, ma mi ha regalato proprio quella che ne avevo una in più. Stai migliorando, basta guardarti per capirlo. Perfetto. E ora siamo pronti per entrare in azione. Hai visto? La tua manualità, davvero ben fatto. Cosa abbiamo aumentato? Ancora la perizia? Ok, andiamo a dormire. Domani sarà una giornata pesante. Lo so, Morgana. Oh, Messer Kunikazu Okumura, grande approfittatore, profeta d'avarizia. Il suo successo e la tua fama grande grondano del sangue dei tuoi dipendenti sfruttati. E quindi la nostra precisa intenzione è indurti a confessare i tuoi crimini. Firmato Killer Gekostar. Ah, che sciocchezza! Devo occuparmene prima che diventi un problema. Ho ricevuto una lettera di sfida da ladri fantasma. Falla pervenire alla polizia. Non farmi ripetere, dalla alla polizia, è un ordine. Questi criminali mi minacciano. La polizia non dovrebbe forse proteggere i cittadini rispettosi della legge? Non verrò abbattuto. Io dissento invece. Credo che verrai abbattuto e come, mio caro Okumura. È una questione urgente, occupatene subito. Devo dirlo agli altri. Non vedo l'ora che si occupi, che si scusi pubblicamente. Dovrebbero eliminare chiunque causi problemi alla società. Oh, forse possono occuparsi del mio capo. I politici che se la prendono con i ladri fantasma sono dei cretini. Che ne dici di Akechi-kun? Non commenta per paura di ripercussioni? Forse quello è vero. Forse non commenta più perché non vuole cazzi. Ha pure capito quando entreremo in azione. È diverso dagli altri. Mostra di avere polso nel consegnare la lettera alla polizia. Delle due una, o è certo che il suo cuore non verrà risvegliato o in combutta con la polizia. È strano per me dirlo, ma è probabile sia così. Oh, guardate che razza di commenti. Abbattetelo ladri fantasma. A me basta che ladri fantasma si facciano vedere. Lol, sbrigatevi. Dicono che è la prima cosa che gli passa per la testa. A loro interessa solo che chi gli ha il potere venga umiliato. Maledetti, non è un gioco. Mezzi e fini sono rovesciati. La nostra rivoluzione è divenuta spettacolo per la prima serata. Ma dobbiamo farlo! Non possiamo lasciare perdere tutto! Considerata l'esistenza del palazzo, il suo desiderio è certamente distorto e perverso. In tal senso, prima estirpiamo l'erbaccia, meglio è. E non dimentichiamoci il fidanzato di Haru. Non abbiamo alcuna scelta. Se non lo facciamo, tutto questo sarà stato per nulla. Credo anch'io che sia meglio muoversi. Sentendo mio padre parlare, non ho visto alcuno scrupolo in lui. Ryuji, Anu e Haru hanno ragione. Quello che dice la gente comincia a preoccuparmi, devo dire. Ma Okumura potrebbe essere uno dei responsabili degli arresti mentali. Non possiamo esitare. Non possiamo assolutamente.
Ho la sensazione che stia nascondendo qualcosa di grosso. Vero, e in fondo abbiamo già mandato la lettera di sfida. Facciamo come abbiamo sempre fatto e rubiamo il tesoro. Sì, e tu non attaccarti al tesoro, Morgana. Miau, tesoro! Eccoci nel palazzo. Ed è già in massima allerta. Questo palazzo, ammetto che mi ha fatto penare la prima volta, credetemi. Mi ha fatto veramente penare l'inferno. E ci dobbiamo preparare veramente al meglio per questa battaglia. Dobbiamo essere pronti a tutto. Dobbiamo prendere tutte le persone di tutti gli elementi possibili. Abbiamo psichico, abbiamo luce e abbiamo oscurità. Ci manca tutto il resto. Thanatos potremmo doverlo lasciare giù a questo giro. Allora, ci serve Satana che ha ghiaccio e vento. Vieni con noi. Ci serve riprendere Odino perché è l'unico che conosce la roba elettrica. Anche se il nucleare non ci serve più, però per adesso lo prendiamo perché così non prendiamo Raul. E qua purtroppo arriva la parte difficile. Arriva la parte difficile per un semplice motivo. Il nostro caro amico Shiva non è ancora potente al massimo, sfortunatamente. Beh, potrei provare con un'altra persona che ha abilità psichiche, ma non sarebbe altrettanto efficiente, purtroppo. Dobbiamo trovare qualcuno che abbia un'abilità psichica su tutti quanti, tipo lui. Beh, comunque a 60 di magia. Volendolo, credo che potrebbe funzionare. Prendiamolo. Yes, cazzo, sì, ha funzionato. Ho sacrificato Qin Yu e lui ha preso attacco psichico. Porca troia, ha funzionato, sì. Beh, io direi che a parte il fuoco abbiamo quasi tutto quello che ci possa salvare. Farei giusto un ultimo giro della forca, già che siamo qui, per insegnare a Thanatos l'amplifica divino che gli manca. Amplifica divino, e vai, finalmente. Ecco fatto, e Thanatos ora è completo. Anche se molto probabilmente non mi servirà, nel senso, è buono, ma rispetto a tutti gli altri è debole. Torniamo indietro allora. Torna indietro, goditi la pausa. La pausa, devo andare a menare gente io. Siete tutti pronti allora? Cambiamo un secondo squadra e mettiamo al posto di Makoto, mettiamo Haru perché lei ha le abilità psichiche e nonostante sia under level ci serve. Quindi, nonostante il combattimento ci darà molti punti esperienza, togliamo ad Haru l'oggetto che gli dà più punti esperienza e gli mettiamo invece quello che la proteggerà, ovvero il teschio di cristallo. Si va a menare il padre di Haru. E ora vi faccio vedere anche uno shortcut. Adesso, il tesoro si trova qui, giusto? Ehi, che cos'è? Oh, è un UFO! È per caso il frisbee di cui parlava Skull? È questo che stanno costruendo? A breve nel cantiere navale inizierà la sequenza del lancio della SS Utopia. Le sequenze inizierà dopo il recupero del nucleo principale. La SS Utopia? Progetto fuga verso Utopia, quindi è di questo che si tratta. Mio padre ha detto che sarebbe entrato nel mondo della politica. Quindi persino l'azienda è solo un trampolino da sacrificare per la sua utopia. Un momento, se parte non potremmo richiedergli degli arresti mentali. Hai ragione, dobbiamo sbrigarci. Ora dovremmo poter procedere. E allora, proseguiamo. Eccolo lì il tesoro. Guardate, è quello il tesoro. Cosa? Sequenza di lancio d'emergenza in attivazione. Determinate aree potrebbero essere sigillate e distrutte. Ripeto, sequenza di lancio d'emergenza in attivazione. E tutto il personale evacuare immediatamente in un'area sicura. Oh no! Ma che diavolo! Hanno preso il tesoro!
Non ho tempo di occuparmi di voi, ladri. È ora che io esca di scena. Potete rimanere qui a disperarvi mentre esplodete insieme a questa base. È la vostra fine. Non c'è tempo, sbrighiamoci. Di qua, laggiù. E allora, ragazzi, muoviamoci, abbiamo solo 10 minuti. Dobbiamo fermare il padre di Haru. Di qua, correte. È verde? Ok, aspetta. Già che ci siamo, scusami, eh. Va bene tutto, però. Ehi, ma che diavolo, ma che davvero? Evitare battaglie inutili è la cosa migliore da fare. Ritiriamoci e pensiamo a un'altra strategia. Ma no, non abbiamo tempo. Dobbiamo passare da lì sui loro cadaveri. Ma lo usi il cervello. Se sprechiamo tutte le nostre forze ora, manderemo in fumo il piano. Basta ragazzi, calmatevi. Joker, la decisione spetta a te. Io ti copro comunque le spalle. E allora torniamo indietro, come suggeriva Makoto. Non mi sembra di aver visto un modo per arrivare laggiù. Niente ostacola più il nostro cammino. Non ci resta che trovare un modo per arrivare là. Ehi Joker, vedi qualche appiglio su cui usare il tuo rampino? Direi proprio di sì. Aspetta, prima prendiamo il tesoro. E ora? Dov'è? Dov'è? Aspetta, eccolo lì. L1. Questo è uno shortcut, ragazzi. Ed è un ottimo shortcut, credetemi. Ti fa tagliare tutto quanto il percorso. In meno di un minuto siamo arrivati. Ehi, fermati! Prenderemo... Non ci sfuggirai! Là! La mia voce sta morendo piano piano. Beh, signor amministratore delegato, ti abbiamo raggiunto! Io... Mi dispiace, il mio cuore si è risvegliato, posso dimostrarlo! Padre! Haru, sei sempre stata così accondiscendente, a scuola e fuori, obbedendomi sempre. Sei una persona ammirevole. Ma che gli hai preso? Ah, sì, ricordi, Haru. Hai pianto dirotto quando non sono venuto alle tue prime gare per via del lavoro. È stato allora che hai smesso di parlarmi. Mi hai fatto preoccupare, davvero. Eppure mi hai tenuto testa e sei diventata una giovane donna indipendente. Hai riempito tuo padre d'orgoglio. Te lo ricordi ancora dopo tutto questo tempo? In quel periodo dedicavi tutto a te stesso, a preparare cibi deliziosi. Volevi portare gioia agli altri. Perché sei cambiato? Perdonami, Haru. Non riuscirei a sopravvivere se il mio tesoro venisse rubato. Ti imploro, non farlo. È qualcosa di strano tutto ciò. Padre, finiamola qui. Oh, Haru. Ragazza ingenua. Cliccate. Cosa? Trionfa sui fallimenti sempre, anche a prezzo del tradimento. Questo è il motto degli Okumura. Spingere in basso gli altri è parte degli affari. Virtù e sentimenti sono la strada del fallimento. Che felicità può esserci nell'agire secondo la giustizia, ma perdendo la guerra? Che felicità può esserci nel profitto ottenuto schiacciando il cuore degli altri? Meglio quello del fallimento. Preferisco distruggere gli altri piuttosto che vivere nella miseria. Comunque sia, presto farò rotta verso il reame della politica. Il vertice del mondo, utopia. Il mio nome verrà inciso negli annali. La scelta è tua, Haru. Se li abbandoni potrai unirti a me su questa nave. Rimani e verrai incenerita insieme alla base. Allora, qual è la tua scelta? Stolta. Noir! E voi invece? Non volete sopravvivere? Volete salire a bordo? Tu non sei a tuo agio con gli altri, o mi sbaglio? Ci stai spiando, quindi. Non caverai un ragno dal buco rimanendo con loro. È quello che pensi, vero? Hai perfettamente ragione. Consegnali, liberati di loro per il tuo guadagno personale. Ti darò il pulsante appena decollati. Abbiamo un accordo? Hai 10 secondi, il tempo è denaro.
Oh. Bravo patata Morgano. Oh, grazie. Con la fionda. Uscite di lì, per favore. Aiuto, aiuto. È il momento di combattere, allora. Vieni allora, combattici se ce la fai. Io penso che quello che non uscirà vivo sarai tu invece. È ora di arrendersi, padre. Gettare la spugna? Provate a ripeterlo quanto avrete battuto i soldati scelti della mia società. Abbiamo solo 30 minuti per questo combattimento. Andate, impiegati, siete le fondamenta su cui costruire la mia vittoria. No, miei devoti lavoratori, colpite bersagli a caso non risolverà il problema. Dovete colpirli individualmente. Ecco, mirate prima a quel nemico, quello strano essere bianco e nero. Allora, tu a cosa sei debole? Al vento, eh? Oh, miei cari. Satana, vieni a me e colpisci con vuoto cosmico. Ops, i tuoi soldati sono morti. Come fate a essere così inutili? Dov'è finito il vostro attaccamento all'azienda? Molto bene allora, Haru. Insegna ai nostri dipendenti come si dimostra la propria lealtà. Eccomi, padre. Sì, padre. Io? La mia Haru ubbidisce sempre i miei ordini. Dopotutto, non è certo come quella vostra ciarlatanata. In sostanza, quella è l'immagine cognitiva di mio padre che il mio padre è di me. Ehi ragazzi, non lasciatevi condizionare. Ricordate, una volta battuta Okumura sarà finita. Chiudiamola alla svelta. Non succederà, non avreste dovuto sottovalutare la forza della mia azienda. Impiegati, in riga. Chi sarà il prossimo? Quelli gialli. Altri ancora? Aumentando la manodopera si può risolvere qualunque problema. È questa la forza della mia azienda. Una felicità basata sui sacrifici degli altri non è vera felicità. A cosa siete deboli voi? Allo psichico, eh? Allora, diamo un attimo il passaggio ad Haru. Usiamo Psio Madoken. E ora facciamo che no, non posso staffettare di nuovo a me stesso. Facciamo una staffetta a lei. E usiamo un oggetto, la psicobomba, e la usiamo su questo. Facciamo ancora una volta. Mi sa che ho fatto una cavolata qua, eh. Vabbè, andiamo con Morgana. E facciamo... facciamo questo. Lo so che non farà nulla, però perlomeno meglio di nulla. Ho sbagliato qua, eh. Qua ho sbagliato la strategia, però abbiamo vinto. Dannati ladri. Capo ufficio, vieni qui e occupatene tu. Voi invece siete quelli rossi e siete deboli a cosa? Oh no, mi ha indebolito, stronzo. Siete deboli all'elettricità e al nucleare. Aspetta, a chi tocca? Dan, eh? Allora, fiammifero atomico. Aia, mi hai fatto male. Staffetta a Morgana. Abbiamo detto quindi nucleare e fulmine, eh? Visto che quelli nucleari ci costano, i taser li abbiamo di più. Andiamo di taser. Aia, mi hai fatto male. Staffetta ad Haru.
Grazie, Mona-chan. Infine, ultimo taser su di te. E ultima staffetta a noi. Potere al massimo. Vediamo, usiamo. Abbiamo sia il nucleare che l'elettrico con il nostro caro Dio Odino. E allora, Dio del tuono. Minchia, 6200. Maledizione. Ehi, direttore di sezione, fai sparire questi sbruffoncelli. Che è quello blu, ok. Questo qua blu. Chiunque si opponga alla mia visione verrà stroncato per dare il giusto esempio. Non vi sono falle nella logica di mio padre. Cosa ha fatto? Ecco una figlia come si deve. Un lavoro di cui posso dirmi soddisfatto. Cosa ha fatto? L'ha potenziato? Penso di sì. Abbassaci le difese quanto vuoi. Non potrai fare nulla. Allora. No, fermo un attimo. Debole al vento tu, eh? Ecco, consumiamo questo turno. Ora, abbiamo detto che siete deboli al vento. Cannone ad aria. Uno. No. Staffettiamo a Morgana. Usiamo questa volta Garudine su questo. Minchia, eliminato addirittura. Poi staffettiamo a Lady Anna. Usiamo di nuovo il cannone ad aria su questo qui. Aia. E infine, ultima staffetta a noi. E usiamo di nuovo vuoto cosmico. Distruggili, Satana! Siete morti. Ah, tocca a te, direttore capo. Avanti, mostra il loro vero potere dei piani alti della società. Questo tizio, quanto mi ha fatto penare l'ultima parte. Tutti i bonus annullati, maledizione. Allora, usiamo un attimo, non posso usarla, peccato. È debole allo psichico, ok. Facciamo che lo attacchiamo a caso. Giusto per abbassare il tempo. Poi andiamo di Termopili perché voglio riaumentare le statistiche di tutti. Meglio essere sicuri. Poi abbiamo detto quindi lo psichico. Oggetto. Vediamo. Psicobomba. Bravo Morgana. Passiamo alle Diana. Facciamo quindi ancora psicobomba su questo. Poi passiamo ad Aru. Potrei fare Mapsio per fare danno a tutti, però no, è meglio evitare. Facciamo Psio, facciamo la strategia normale. Non facciamo cazzate. E infine, ultima staffetta a noi. E questi stronzi tra poco verranno eliminati con un colpo solo. Un colpo solo di attacco psichico. Meno male che siamo riusciti a passarglielo. Oh, sembra che i banali dipendenti non bastino. Avanti, direttore esecutivo, vieni qui. Tu fortunatamente sei il più stupido di tutti. Ora svolgi il tuo dovere in qualità di mio braccio destro. Oh, per la prosperità eterna dell'Okumura Food. Tu, fortunatamente, non hai grosse... come si può dire? Difese, quindi... andiamo ancora di attacco psichico. Oh, 500, eh? Potremmo fare anche di meglio. Concentriamoci. Per il prossimo turno, ovviamente, questo. Tu cosa puoi fare? Vediamo. Gli attacchi fisici. No, facciamo. Attacchiamolo. Ok. Facciamoci anche noi una carica questa volta. Tu, Morgana, invece, proviamo con colpo miracoloso. Colpo critico. Aia, che male. E facciamo una staffetta a noi. Benissimo. Assau,
Toby! È il tuo momento, splendi e distruggi! Cosa? Anche lui! Ah, qualcuno! C'è qualcuno qui! No, mi dispiace. Non arriva nessuno. Perché? Perché non arriva nessuno? Padre, sei stato abbandonato anche dai tuoi stessi dipendenti. Facciamola finita, Joker! Maledizione! Se le cose stanno così... Haru, ti ordino di avanzare. Mostra loro il potere della nostra azienda. Sì, padre. Se io cado, la Okumura Food andrà in frantumi. Capisci la situazione, Haru? Certo, padre. Bene allora, proteggimi anche a costo della tua vita. Come desidera, padre. Eccomi qua. Ora sono anch'io, un robot. È così che mi vedi, padre. Come una marionetta e a tua completa disposizione. Per il bene di mio padre. Allora, tu non sei debole e resistente a nulla, se non ricordo male. Io proverei con un altro assauto, Obi. Oh, quasi! Quasi con un colpo solo. Cosa? Nemmeno Haru è riuscito a fermarli. Ne ho abbastanza. Insomma, qualcuno venga qui. Non c'è nessuno. Padre, è ora di farla finita. Spero che tu sia pronto. Possiamo farlo fare ad Haru, allora? Haru, distruggi tuo padre. Ah, che cazzo! Aiuto! Aia! Fatto male. 37.000 yen. Qualcuno? Perfetto, salita di livello solo Haru. Vabbè, meglio di nulla. Alla fine, sono solo l'ultimo di una stirpe di falliti. Contratterò il tuo fidanzato e cancellerò l'offerta di matrimonio. Potrebbe essere la fine per la Okumura Foods. Perdonami, Haru. Padre! Dietro gli arresti mentali, Eraptus, c'eri tu, vero? Ho speso grandi somme di denaro per far crescere la mia società e schiacciare la concorrenza. Rispondimi, dannazione, sei stato tu o no? Non personalmente, avevo un contratto, io ho solo richiesto la loro eliminazione. Richiesto? Allora c'è veramente un criminale misterioso che si aggira nei palazzi. Allora è vero. Che tipo di contratto hai stretto e con chi? Smetti di frignare e diccelo. Dannazione, perché ora? Okumura, non puoi fermarla. Beh, non possiamo di certo buttar via le nostre vite. Guarda, lassù. Chissà che cos'è il suo tesoro, eh? È una sfera, che bello. Abbiamo preso il tesoro. Eh? C'è un'altra cosa che devi dirci. Hai visto in faccia quel criminale? Non abbiamo tempo per tirarglielo fuori. Dovremmo chiederglielo nel mondo reale. Panther! Non dovremmo portare con noi anche mio padre. Non preoccuparti, non gli succederà nulla. Noi però finiremo per crepare se non ce ne andiamo. Si devono affrontare da soli le proprie responsabilità. Me l'hai insegnato tu, padre. Addio. Ah. Oh, la mia utopia. A quanto pare... Tra l'altro una pistola silenziata. Ce la faremo! Ne dubito, anzi temo sia impossibile! Contiamo su di te, Mona! Trasformazione! Minchia, che bianco! Ce l'abbiamo fatta? Saremo riusciti a uscire? Siamo sopravvissuti?
Chi lo sa, però troppo bianco nella mia retina, eh? C'è troppo bianco. Ho ancora la tachicardia. Ah, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Sai, Morgana, sembravi quasi normale quando hai preso il tesoro. Oh? Non abbiamo ancora scoperto la verità sugli arresti mentali, però. Okumura non è l'esecutore. Ha però confermato di essere almeno il mandante. Di sicuro sa chi è il responsabile. Uh-huh. Mamma. Eh? Questo cos'è? Il suo tesoro. È un modellino di plastica. Che c'è? Ricordo una cosa che mio padre mi disse prima che cambiasse. Diceva che da bambino desiderava tantissimo un modellino, ma per quanto lo implorasse, mio nonno non glielo comprò mai. La tua famiglia potrebbe comprarne a migliaia di questi modellini. La Okumura Food esiste da generazioni, ma prima di mio padre era una piccola azienda. Mio nonno era un buon uomo, ma con uno scarso talento per gli affari. Prestava denaro a fondo perduto. Quando mio padre era giovane, i creditori erano praticamente di casa. Ecco perché. Perché Okumura era così determinato a raggiungere la sua felicità, seppur a scalpito di altrui. Oh! È una roba allucinante! Ha un valore spaventoso. So che è una cosa comune per gli oggetti da collezione, però... La gente paga così tanto per giocattoli di plastica! Tra l'altro, quanto avrà il risveglio del cuore? Di preciso non si sa, ma presto. L'unica cosa che possiamo fare è aspettare e vedere. Appena il suo cuore si sarà risvegliato, riusciremo a scoprire il colpevole degli arresti mentali. Speriamo. Come aveva programmato, signore. Tutto da Okumura preso di mira dai ladri fantasma al suo risveglio del cuore. Abbiamo perso una fonte di denaro, ma preferirei non rischiare che si sappia del suo coinvolgimento. Okumura non era comunque adatto al mondo politico, doveva stare al suo posto. Certamente, senza indugio, signore. Ho già richiesto che sistemasse la faccenda. È tutto concordato, un arresto mentale improvviso avverrà al momento giusto. Ci libereremo sia di un contratto deludente che dei ladri fantasma. Due piccioni con una fava. Sono cattivo. Ed arrivò la sera. Questa volta ho riflettuto sulle mie azioni. Continuavo a chiedermi chi fossi e se fossi veramente all'altezza degli altri membri del gruppo. A quanto pare sono un codardo, eh? Succede a tutti. Grazie. Credo mi aggrappassi all'idea di essere umano solo per avere un obiettivo mio. No, non è un obiettivo, qualunque cosa, qualcosa di più grande, una ragione per vivere. Ma siccome ora so che i ladri fantasma sono da casa mia, so anche che voglio, cosa voglio fare. E sai che cos'è? Non lo so, dimmelo tu. Farò tutto ciò che è in mio potere per portare al successo i ladri fantasma. In altre parole, abbiamo lo stesso obiettivo. D'ora in poi non mi risparmierò più. Ti conviene impegnarti. Vedi di non farmi venire rimorsi. Perfetto, legame livello 9. Bravo Morgana. Baluardo. Dai, ancora uno. E Morgana avrà un secondo risveglio. Inoltre, vorrei che Lady Anne fosse felice. Non chiedo altro di poterla aiutare a essere felice. E non osare dire a nessuno di questo momento melenso. Va bene. L'importante è, posso uscire, Morgana? E vai, non resta che attendere il risveglio del cuore di Okumura. Piripipi. Chi è? Grazie a tutti per oggi, ragazzi. Grazie a te. Sarete certamente esausti, vi suggerisco di andare a letto presto. Ehi, dovremmo parlare della festa di benvenuto di Haru. Non abbiamo appena detto che dovremmo lasciarla riposare, deficiente. Ti ringrazio per la preoccupazione, ma va tutto bene, davvero. Finché stai bene, Haru, c'è un posto in particolare dove vorresti andare? In realtà mi andrebbe di fare due passi al festival scolastico insieme. Vuoi dire il festival scolastico della Shujin? Devo ammettere che interessa anche a me. Allora è deciso. Questo mi ricorda che non abbiamo ancora deciso l'ospite. Un ospite? Tipo una specie di VIP? Aspetta, questo vuol dire che tra i candidati dovrebbe esserci anche Ladri Fantasma. Che ne dite? Vogliamo fare una comparsata?
mi sembra un po' esagerato. Ti stai facendo prendere la mano. Non dire assurdità. Che idea stupida. Oh, combo quadrupla. Scusate. Ehi, il programma di televendita va in onda oggi, vuoi dare un'occhiata? Perché no? Però direi che prima è il momento di salvare.